Anteprima tra Stoccarda e Real Madrid, due protagonisti del match del Vescovo e Alessandri, con loro scambieremo alcune opinioni sul torneo e su questa partita che sta per iniziare. Partiamo dallo Stoccarda con del Vescovo, che cosa ti aspetti da questa partita? Spero una partita corretta e che finisca insomma con un buon risultato, a prescindere insomma da chi vince. Qual è il reparto secondo te migliore in questo momento della tua formazione? L'attacco, credo, nelle ultime partite. È una squadra che comunque ha segnato parecchio. Abbiamo qualche problema in difesa, che subiamo un po' troppi gol, però per il resto comunque piano piano stiamo crescendo. Secondo te il Real Madrid in quale reparto invece è forte, in quale reparto ti può mettere in difficoltà? Non lo so, purtroppo non siamo mai riusciti a vederla giocare, però adesso constateremo sul campo insomma. Adesso passiamo al Real Madrid con Alessandri. Il pressing, l'aggressività è il vostro marchio di fabbrica. Quale reparto, ti domando, è il vostro fiore all'occhiello? Ma diciamo che è tutto il collettivo, diciamo è tutta la squadra che gioca insieme, stiamo andando bene in questo torneo. Quale partita secondo te è stata la partita più negativa che avete giocato? La prima in assoluto. Abbiamo perso 5-1, era la prima partita, non avevamo mai giocato insieme. Poi il mister, per merito del mister, che ha studiato i vari moduli, che ci ha portato appunto a trovare il giusto equilibrio fino adesso. Cosa ti aspetti da questo match e cosa ti aspetti dal proseguo del torneo? Beh, spero, come diceva anche lui, che sia una gara corretta e che vinca il migliore, sperando che siamo noi. Vi ringrazio e al prossimo partito. Grazie a voi, grazie. Bocca al lupo. Ciao, bocca al lupo. In 50 minuti lo Stoccarda asfalta il Real Madrid, gran prestazione della formazione tedesca che riesce sempre a tenere il pallino del gioco. Qua abbiamo uno dei protagonisti, il portiere Gallia, una buona prestazione la sua. Diciamo che hai dovuto giocare poco tu perché i tuoi compagni t'hanno protetto, un grande Colantonio, ma soprattutto Brugnardelli sulla sinistra, Ventura in avanti, hanno fatto la differenza. Che cosa ci vuoi dire su questa partita? Beh, è stata una bella partita, finalmente si è visto quando giocavamo palla a terra, quando lanciamo lungo, ci è mancato le altre partite. Io ho giocato poco perché ho preso due punizioni, due gol. Però hanno giocato bene in difesa, a centrocampo, tutta la squadra ha giocato bene, stavamo caricati, la pausa ci ha fatto bene, e va bene così, dobbiamo solo continuare. Il migliore in campo secondo te dei tuoi? Colantonio. Questa partita secondo te può essere la partita della svolta della tua squadra per issarsi nelle parti alte della classifica? Certo, come no? È solo una questione di testa. Bisogna giocare palla a terra, palla tranquilli, senza parlare, e si va avanti. Secondo te il migliore in campo della squadra avversaria chi è stato? Il 10 ha giocato bene, secondo me, non so il nome. Alessandri. Alessandri. Ti ringrazio. Grazie a te.